Quindi oggi Confcommercio ha organizzato con le due associazioni congiunte, quella di Firenze e quella di Pistoia e Prato, la giornata di mobilitazione per la legalità. È il terzo anno che Confcommercio promuove questo evento. A Firenze ed in Toscana la situazione della legalità non è complessa e non dimostra una situazione più diciamo così, in disagio rispetto al resto del Paese. Alcuni dati però evidenziano situazioni di criticità, in particolare a Firenze il tema della contraffazione e dell'abusivismo, la presenza dei Rom vengono evidenziati dal questionario fatto agli imprenditori come un elemento di criticità. Su questo tema stiamo lavorando con il Comitato per l'Ordine Pubblico e quindi con il Prefetto, il Questore, il Comandante dei Carabinieri ed il Comandante della Guardia di Finanza. Sono necessarie a nostro avviso iniziative più stringenti sul territorio, ma c'è un'evidenza che le imprese richiedono, è quella anche di evolvere il quadro normativo. È necessario certezza della pena, pene più severe per chi mette in discussione la libertà economica e la qualità della vita delle imprese, perché su questo si rischia di minare il futuro.